No, Stavanni, questa è un'intervista diversa. Qui non devi pensare, cambia faccia, sorridi, Vai. perché da lì non è di vedere la cosa, Vai. è di vedere simpatico. Io ti domando e te mi rispondi. Come ti viene? Va bene? Come ti chiami? Giovanni. Tittia Soprannome e perché? perché i primi anni che ero a Siena soffrivo tanto il freddo e durante l'inverno dicevo sempre Tittia, Tittia, Tittia. 35? Quanti anni hai? No, forse con 2 anni di Covid, 37. Professione. Fantino. Tre aggettivi per definirti. Serio, determinato, rispettoso. Il tuo punto debole. Che voglio tutto e subito. Se vinci 10 milioni di euro, qual è la prima cosa che fai? Oddio, non le vorrei vincere perché penso finisce il senso della vita. Però prima darei una mano a tutte le famiglie, alla mia famiglia, alle famiglie che ho intorno che hanno bisogno e poi, boh, non lo so. Come ti vesti di solito? Da campagna, pantalone di velluto e maglione caldo. Cosa ti dicono più spesso? Che sono un rompiscatole. La parolaccia che dici più spesso? Oddio. Perché? Perché sta il cavallo di là la parolaccia. Non dici No, no, parolaccia. oh, non mi viene Camillo, davvero, non mi viene la Vabbè, parolaccia che Dio. M, forse, dai. merda, il francese più morbida. Il giorno più bello della tua vita, Quando è nato mio figlio? quello più brutto. Per fortuna non li ho avuti, non li ho avuti, vabbè, quando magari ho perso qualcuno di famiglia, che sono stati veramente pochi, pochi, Ti hanno ficcato? pochi. No. Che cosa ti rende felice? Una cosa che ti rende felice. Vedere le persone intorno felici. Prendo La prima cosa che fa al mattino. il caffè. L'ultima cosa che fa la sera. Do un bacino a mio figlio. Cosa cambieresti del tuo corpo? Del mio corpo. Oddio. Le mani brutte che ho. Una persona che stimi. Ci sarà una persona. Tante, tante, tante. La mia compagna. Che Una persona che invece non stimi. non stimo? No, oddio. Nel mio lavoro ce ne sono tante, ma senza stare a fare nomi. Gli Le tre cose che guardi in una donna. occhi, i capelli, le unghie. Il posto più strano dove ha fatto l'amore. Oddio. Dove ha fatto sesso, dai. Oddio, 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 Ci sarà, è un po' il furbo, eh. oddio. No, sai, io sono uno molto serio, mi sono fidanzato da. Sì, ciao! Ti posso dire in macchina. Oh. Una persona che ti attrae fisicamente. Ti posso dire? La mia compagna? No. Hai mai tradito? Cosa ti fa innamorare di una persona? Carattere. Se tradisce, perdoni. Un Dipende per quale motivo. sogno ricorrente. Ce l'hai? Un sogno di corrente che intendi? Un sogno che ti viene, che fai spesso. No. Una figuraccia che hai fatto. Tantissime, Mi basta una. tantissime. Oddio, le faccio sempre quando mi danno un microfono in Ti depili? mano. No. Hai piercing? No. Tatuaggi? Uno, sì. Che tatuaggio hai? Il mio primo palio vinto con la scritta La mia volontà per la tua salvezza nel polpaccio. Un errore che ti riconosci. Un errore. In che senso? Un Un errore. errore che ti riconosci, infatti. Oddio, Camillo, se ne fanno tanti. Se ne fanno tanti. Però no, non ho rimpianti, non ce Hai mai fregato qualcosa? l'ho. Sì, da ragazzino sì. Sei religioso? A modo mio. Ultimo libro che hai letto, punti. Punti, Ve purtroppo, lo Camillo. so, nemmeno lo studiare, ti delinquente. Fumi? No.
Mai ubriacato? Sì, da ragazzo sì. No, Bestemmi? non esiste. Cosa fai se un gatto nero si attraversa la strada? Da ragazzo ero più... cercavo di scansarlo. Poi una volta per colpa di un gatto sono andato in terra e da quel giorno se lo vedo lo La rincorro, Dio mio! legge è uguale per tutti? Che Uguale per tutti. animale vorresti essere? Cavallo. Di cosa hai paura? Come Dei topi, dei topi. Qui l'altro. Dove vorresti vivere? a casa mia. Favorevole alla guerra? Hai No. mai attaccato la bandiera della pace? No. Cosa hai pensato quando hai visto andare giù le torri gemelle a New York? Continuiamo. Ragazzo giovane, che queste cose non devono succedere. Film preferito? Ce Gladiatore. l'hai? Drink preferito? Oddio, da quando sto con Ilaria, ormai da 18 anni si beve l'acqua e basta. Pasta Piatto preferito? al sugo. Genere musicale? Ma sai, le canzoni mi devono un po' prendere, un po' quelle del momento mi rimangono in testa e quelle che seguo, poi se sia romantica che di altri generi. Vai in discoteca? No. Sei stato in discoteca? Da Andato? ragazzo poche volte. Di solito compri sciaffusali dai marocchini? Di solito? Compri sciaffusali, roba da marocchini? Sì, nel senso quando vedo qualcuno che ha bisogno mi garba sempre a dare un contributo. Un piatto che ti disgusta. No, ormai mangio tutto. I primi anni che sono arrivato a Siena la pasta al pesto non mi scendeva, ora è uno dei pasti preferiti. Ti piace il minestrone? Sì? Se fosse il tuo potere di risolvere un problema, uno solo, che affligge l'umanità, cioè che fa male all'umanità, quale sceglieresti? Tumore. Per cosa ti basteresti fino a rischio della vita? Per la mia famiglia. No. La violenza serve a risolvere problemi? Ritieni l'Occidente sia superiore alle altre civiltà del mondo? Meglio donne rotonde No. Dipende. Sto nel mezzo, dai. o magre? Ti potresti mai innamorare di una persona che non ti piace fisicamente? Sì. Ti piace disegnare? No. Cosa ti infastidisce del mondo, più al mondo? Oddio, il momento si vive ora è la guerra. Chi è il tuo regista preferito? Non mi viene in mente ora. Ti capisco perché non direi nemmeno io. In vacanza dove e con chi? Non Vabbè, fare per benissimo, no, no, in che senso? eh? Vabbè, no, dai, noi In tutti. vacanza, dove andresti e con chi? Vabbè, io ormai da tanti anni a fine anno vado a Baden-Baden con gli amici e si passa 4-5 giorni spensierati e si rifà i ragazzi. Quella è la mia vacanza preferita. Invidi qualcuno? No. Hai mai fatto a botte? Da ragazzo, ma poche volte. Cosa ti piace fare nel tempo libero se sei in casa? Se sono in casa, mangiare. E se esci? Se esco... Oddio, qualcosa devo fare. Non... Dipende. Dipende. Una frase preferita. Cioè, una frase che ti colpisci. Vola solo chi osa farlo. Scusa? Vola solo chi osa Ah, farlo. bello. Posseresti mai nudo per una rivista? Bel Dipende che c'è in palio. finale. Hai mai odiato qualcuno? Ma odiato no, no, non è una parola che non fa parte di me. Se potessi far scomparire qualcuno con uno schiocco di dita, chi faresti scomparire? In questo momento Putin. Il tuo sogno più grande. Il mio sogno più grande, vabbè, è nel mio lavoro e Battere tutti i record. le ruote. Convivenza o matrimonio? Matrimonio.
Quando si sposi? Prima o poi ci si fa, ci si fa, ci si fa. Voglio vedere. Gli uomini e le donne, quanto sono diversi? Che Tantissimo. Le donne sono di un'altra categoria. Degli ti piace degli animali? animali, l'anima. Caccia o se contro a favore? Contro. Il suo sogno erotico più arde. Più spirito, ce la vai, no? Ma ti devo proprio descrivere, no, lo so. Sì, adesso ti metto il cibo, dai. No, Camillo, dai, queste non sono domande che mi puoi fare, se divento rosso, lo vedi o no? Fai il finto per finito, vai. Dai. Ecco No, non ce l'ho, Camillo, non mi manca niente, ti rispondo così. il pezzo di armonia qui. Vediamo io aggiungere la ragione. Scuola e sanità, pubbliche o private? Private. Che squadra di calcio tipi? Ma non ce l'ho, però quando gioco la Juventus la seguo. Ah, sei un gol. Mi dispiace, però mi Ah. sembra che hanno qualcosa in più di quell'altri. Cosa ti faresti fare da un chirurgo plastico? No, mi sento a posto in tutto e per tutto. Credi nella superiorità della razza bianca? Credi No. nella magia e nel paranormale? No. Gli alieni esistono? No. Chiedi alle pari opportunità tra i sessi? Pari Spiegami questa domanda meglio. opportunità, cioè le stesse cose per gli uomini e per le Sì, certo che sì. donne. Ti piaci? Sì. Uomini del team o cosa? Uomini del team o cosa? Sì. Vodafone. Uomini del team. Da 1 a 10, quanto contano per te? Soldi, amici, essere alla moda. Da Rifammi la domanda 1 meglio. a 10, Sì. quanto conta per te? Soldi, amici, essere alla moda. No, 8. soldi da 1 a 10? Ah, soldi da 1 a 10, 8. Amici, 10. essere alla moda? No, non mi interessa, è la mia compagna che mi segue e mi Che ti veste per bene, perché io potrei... veste? Che cellulare L'iPhone. hai? Cosa bisogna avere nella vita? Queste sono domande, Camillo, mi ci devi far pensare un po'. Il rispetto verso il prossimo, questo è il mio comportamento, sempre e comunque. Cosa non bisogna avere nella vita? Contrario di quello che ti ho detto, non lo so. Cosa non faresti mai neanche per 10 milioni di euro? Oddio, vabbè, ammazzare uno, sì, chiaro, no? Non esiste. Come ti immagini fra 20 Come ora? Penso anni? C'è vita dopo la morte? di no. Come vorresti morire? Oddio, cos'è che... Da anziano, più tardi possibile, vabbè, quando è il giorno che sia quel giorno lì, senza stare a soffrire tanto.